Dal centro di controllo delle missioni spaziali è tutto, ora torniamo sulla Terra perché a Pisa è stato ideato un robottino per la raccolta differenziata nei centri storici. Per chiamare un robot si usa il cellulare e si fa una telefonata. Si digita un codice personale con cui si è registrato e il robot parte. Si chiama Dustbot. L'idea è di utilizzarlo per la raccolta differenziata porta a porta nei centri storici. Lui parte, arriva fino a casa, raccoglie il sacchetto e se lo porta via. Ha un sistema di navigazione che si basa essenzialmente sul GPS ed ha un sistema per evitare gli ostacoli che possono essere sulla strada, per esempio una persona che gli passa davanti o una carrozzina di un bambino. Usa dei laser scanner o anche dei sensori ultrasonici per evitare appunto gli ostacoli. Insomma, qui dentro ci sono migliaia di microchip, sensori, microcomputer. Il problema è fare in modo che tutto funzioni in maniera semplice e che sia anche economicamente vantaggioso, un traguardo che solo qualche anno fa era impensabile. Alcune cose non erano possibili perché non era ancora industrializzata alcune delle tecnologie che sono impiegate su questo robot e che oggi invece sono diventate di dominio pubblico, come ad esempio grazie ai videogiochi di ultima generazione con i sensori di movimento integrati nel joystick.